Nuovo, grazie di essere qui con noi per questo primo pezzo di questa, come dire, di questa lunga sequenza di interventi che ci accompagnerà, diciamo, da qui alle prossime 2 settimane. Come sapete, questo è diciamo, la prima parte del convegno dedicato a democrazia e democrazie, che è un convegno che si sarebbe dovuto tenere nel settembre dello scorso anno e che il Covid ci ha impedito di tenere. Lo abbiamo rinviato, diciamo, varie volte perché eravamo tutti animati da un certo ottimismo e quindi abbiamo sperato di poterlo tenere in presenza a febbraio, poi abbiamo sperato di poterlo tenere in presenza a giugno e poi abbiamo deciso di non rinviarlo oltre, soprattutto abbiamo deciso di non abusare oltre della pazienza dei relatori, di tutti coloro che avevano gentilmente, con entusiasmo, accettato di partecipare a questo convegno. Siccome però i convegni online, nella modalità, diciamo, che normalmente è quella in presenza, sono abbastanza noiosi perché stare per ore davanti a un video è un'esperienza faticosa, peraltro dopo un anno e mezzo di webinar, lezioni online, eccetera, siamo tutti di presentazione di libri, eccetera, siamo anche tutti un po' stanchi, abbiamo pensato che la formula migliore fosse quella di spacchettare sostanzialmente il convegno in più sessioni da diciamo ascoltare in giornate. Io non vi voglio rubare molto tempo perché veramente c'è un'introduzione di Enzo Finiani introdurrà al tema che era stato scelto, come ricorderete, come molti di voi ricorderanno, nell'assemblea della Sisco che si è tenuta durante Cantieri di Storia nel settembre del 2019 e che poi, diciamo, il comitato scientifico ha declinato sulla base delle indicazioni che gli sono state date ovviamente dall'assemblea e dal direttivo, ma evidentemente anche in piena autonomia. Il mio compito qui veramente è quello di ringraziare innanzitutto Enzo Finiani. Il convegno si sarebbe dovuto tenere a Pescara, come sapete, e Pescara aveva dato la disponibilità, il finanziamento, aveva messo a disposizione, diciamo, energie perché il convegno si svolgesse a Pescara, quindi virtualmente siamo a Pescara, ma ahimè non siamo a Pescara come avremmo voluto e speriamo di tornarci, diciamo, in un'altra occasione. Quindi un ringraziamento intanto va a Enzo Finiani, ovviamente, e anche a Stefano Trinchese, che di questa impresa, anche in questa impresa, era, diciamo, evidentemente coinvolto, va al comitato scientifico che ha fatto tutto il lavoro di, appunto, di selezione, di decisione sui temi da affrontare in questo convegno. Evidentemente democrazia e democrazie è un tema vastissimo, è un tema che fa tremare le vene ai polsi. Sì, e quindi il comitato scientifico evidentemente ha scelto un taglio, individuando, diciamo, alcuni nodi su cui invitarci evidentemente a discutere. Quindi un ringraziamento anche al comitato scientifico per il grande lavoro, un ringraziamento appunto a tutti coloro che hanno accettato di partecipare a questo convegno e pazientemente hanno continuato a dirci di sì tutte le volte abbiamo comunicato loro uno spostamento. Allora, io passerei senz'altro la parola
a Enzo Fimiani e poi ad Arianna Risirota, che modererà questa prima sessione, presentando ovviamente il professor Salvatore Vecchia, che ringrazio ancora personalmente per essere con noi. A te, Enzo, io mi taccio. Bene, grazie alla Presidente. Dunque, a me oggi appunto tocca ciò che è esclusivamente un onore per me, cioè di introdurre il convegno sociale della Sisco. Lo faccio io, abbiamo in qualche modo condiviso questa scelta, ma potrebbe farlo allo stesso modo e forse meglio di me qualunque altro componente dei 10 nomi del comitato scientifico che a questo convegno ha lavorato alacremente ormai da ben più di un anno, diciamo così, e comitato scientifico di cui non nomino tutti i componenti. Insomma, avete tutti davanti la brochure del convegno e potete agevolmente farvi un'idea dell'insieme del convegno, della sua articolazione e così via. E per non solo questo onore, ma per tutto il lavoro fatto insieme, ovviamente anche a nome del comitato scientifico, devo ringraziare la Presidente, ovviamente il consiglio direttivo della Sisco e poi tutti i soci, perché, come ha detto la Presidente, la scelta di questo tema, di fare di questo tema, cui dirò qualcosa tra poco, il tema del convegno biennale sociale della Sisco è stato dovuto alla scelta appunto dei soci nell'assemblea di Modena del settembre del 2019. Un grazie a tutti i relatori, avrete visto dal programma che ne sono ben 13, a cominciare dal professor Veca oggi e gli altri 12 nelle 3 sessioni del convegno. Grazie per aver accettato di far parte di questa avventura, diciamo, storiografica, e poi grazie appunto a tutti i componenti del comitato scientifico. Insieme credo che abbiamo vissuto anche un'esperienza molto interessante sotto tutti i punti di vista. Quindi arriviamo ad oggi, appunto, dopo una lunga gestazione. Il Covid ci ha appunto fatto ritardare tempi, ci ha fatto cambiare modalità nella quale teniamo questo convegno, ma insomma ci siamo arrivati. Abbiamo anche, la Sisco ha anche promosso, come forse avrete visto tutti e qualcuno di voi anche li ha anche assistito, abbiamo promosso una serie di 4 incontri sul tema della democrazia in alcune aree, diciamo, geopolitiche del pianeta, diciamo così, che si sono tenuti tra febbraio e maggio e ci hanno permesso di colmare in qualche modo questo vuoto nell'attesa del convegno. Anche questo è stato frutto del lavoro del comitato scientifico. A Modena, in quell'assemblea, venne fuori un po', insomma, credo, la motivazione che spinse i soci a scegliere questo tema, il tema della democrazia, rispetto ad altri temi che allora vennero affacciati come possibili argomenti, diciamo, del convegno biennale sociale della Sisco. Tutti temi ovviamente di grande interesse e degnissimi, però credo di poter dire che sia stato scelto il tema di affrontare la democrazia in prospettiva storica, perché gli storici della Sisco hanno pensato che fosse il momento in qualche modo di accettare questa sfida, no? Lo ha già detto la Presidente, il tema della democrazia è tale da far tremare le vene ai polsi, davvero. Però allora si trattò di provare, no? Di provare a riflettere insieme su una delle grandi questioni, ovviamente, della contemporaneità. Abbiamo pensato di scrivere una sorta di manifesto di intenti del convegno che ciascuno di voi potrà leggere nella brochure appunto del convegno, quindi non intendo dilungarmi su questo. Spero che ciò che abbiamo scritto nel manifesto di intenti riesca a spiegare in modo, se non esaustivo, abbastanza adeguato
quale sia stata l'ottica dalla quale siamo partiti e un po' anche i risultati a cui speriamo di poter arrivare al termine delle tre sessioni di lavoro. Siamo perfettamente coscienti che questa sfida, appunto, ci rende a monte impossibile dominare la questione storica della democrazia, ovviamente. Siamo coscienti che l'unico modo di poter affrontare il tema fosse quello di approcciarlo, diciamo, con una prospettiva la più ampia possibile, sotto tutte le dimensioni, diciamo. Ampia dal punto di vista cronologico, questo convegno si muove dalle rivoluzioni della fine del Settecento e tocca questo scorcio di secolo XXI, quindi un tempo lungo, prospettiva ampia nello spazio, perché abbiamo voluto inserire, guardare, avere una prospettiva appunto di storia più possibile globale. E poi ampia questa prospettiva nel senso delle varie tipologie, dei vari rivoli, delle varie diramazioni che dalle costruzioni, sempre al plurale, primigenie, diciamo così, dalle origini di fine Settecento, poi si sono diramate non soltanto nell'area euro-atlantica, diciamo così, anglosassone ed europea, ma anche a livello mondiale e globale. Per fare tutto questo, lo ha detto già la Presidente, abbiamo dovuto fare ciò che poi, in qualche modo, credo che nello statuto, nella disciplina del lavoro degli storici sia quasi un dovere in qualche modo, no? Cioè abbiamo effettuato delle scelte precise. Ogni scelta porta con sé ovviamente delle motivazioni razionali, delle prospettive, anche degli inevitabili possibili limiti, errori, omissioni e così via, è ovvio, però abbiamo inteso farle queste scelte senza nasconderci. È l'unico modo di affrontare un tema così complicato. La prima di queste scelte è di voler inquadrare la grande questione storica della democrazia, appunto in questo tempo lungo e nello spazio largo, come in qualche modo una dimensione storica. Quindi al di là delle singole caratteristiche dei singoli regimi, al di là delle singole specifiche diramazioni, no, delle democrazie al plurale, consideriamo la democrazia come un segno cruciale, fondamentale, la cifra dei nostri tempi da almeno 2,5 secoli a livello non soltanto europeo. E da qui quindi l'idea di poter provare ad affrontare questa sfida. D'altronde il titolo stesso del convegno, sul quale abbiamo molto discusso, non solo nel comitato scientifico, ma con il consiglio direttivo e la presidente Sisco, ovviamente, lo abbiamo condiviso, come avete visto, declina, diciamo, al plurale il termine democrazia, quindi democrazia, democrazie, non è un caso, ovviamente, no? È anche una questione di ovvia prudenza, diciamo, scientifica e storiografica. Si muove appunto nel lungo periodo e all'interno di una prospettiva, appunto, di storia globale, che sono locuzioni che abbiamo voluto appositamente inserire nel titolo. Avete visto come si sviluppa l'articolazione del convegno. Abbiamo una lezione introduttiva oggi di uno studioso di tale rilevanza, che non sta a me presentarlo, poi lo farà Arianna, ma è anche, come dire, l'apertura, diciamo così, della SISCO, ovviamente, alle prospettive multidisciplinari, pluridisciplinari, ovviamente. Quindi siamo tutti curiosi di ascoltare la lezione introduttiva del professor Veca, e poi abbiamo deciso di dividere il convegno, di articolare il convegno in tre sessioni. Ciascuna occuperà un pomeriggio con 4 relazioni ciascuna, quindi sono 12 in totale. Tra le prime 2 relazioni e le seconde 2 ci sarà una pausa, perché vorremmo evitare a tutti, appunto, di, come diceva la Presidente, di affaticarsi troppo per ore di seguito davanti a un video. Le tre sessioni seguono un ordine cronologico molto lato, diciamo, ovviamente le epoche vengono intersecate abbastanza liberamente all'interno delle tre sessioni, ma insomma in generale la prima sessione di lunedì 7 giugno copre il periodo tra fine Settecento, tutto l'Ottocento e primissimi Novecento.
La seconda sessione del lunedì successivo, 14, ognuna delle tre sessioni avete visto che parte alle ore 15, non alle 17.30 come oggi, copre di fatto il pieno 900 e poi l'ultima del giorno 15, martedì, chiude il 900 e si affaccia sul secolo XXI e sulle difficoltà, sui disagi, no? Della democrazia, o forse potremmo dire soprattutto della liberal democrazia, per cominciare a usare qualcuna delle, appunto, delle, introdurre qualcuna delle tipologie che ci accompagneranno in questo, nel viaggio di questo convegno, i disagi che vivono, che vive la, soprattutto la liberal democrazia nel secolo XXI. Ecco, credo di non dover dire altro, perché non tocca a me, ovviamente, approfondire le scivolose, cruciali e complicate, complesse questioni storiche della democrazia e delle democrazie. Tocca ovviamente a tutti i relatori che seguiranno. Per cui do la parola ad Arianna Arisirota, che, come avete visto, è la prima moderatrice che fa parte del comitato scientifico. I moderatori fanno tutti parte del comitato scientifico, e che introdurrà e modererà il professor Veca. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie quindi a Enzo Fignani, all'Università di Chieti Pescara per la preziosa organizzazione, per l'ospitalità. È per me un onore e un piacere rivedere e ritrovare il relatore della lezione introduttiva di oggi, il professor Salvatore Veca, che ringrazio perché ha subito accolto con entusiasmo l'invito della Sisco ad essere colui che ci apre la strada in un certo senso e ci stimola in vista delle giornate che ci attendono. Sarebbe superfluo presentarlo, ma voglio solo ricordare l'attività di Salvatore Veca sia come accademico, come organizzatore di cultura, come promotore di alta formazione. La sua carriera accademica si è svolta in moltissimi atenei italiani e stranieri, a partire dall'Università di Milano, poi della Calabria, Bologna, quindi Firenze, e ricordo Pavia, Scienze Politiche, Ordinario di Filosofia Politica dal 1990 al 2006, e preside, il nostro preside, Marina e altri lo ricorderanno, dal 99 al 2005 a Pavia, è stato fra i creatori dell'Istituto Universitario di Studi Superiori, che appunto è una delle realtà di merito e di eccellenza del paese. A Milano è legato alla Fondazione Feltrinelli, di cui è presidente onorario, come appunto attivo organizzatore di iniziative che hanno ricadute sulla città e sul territorio anche nazionale. Ma poi Salvatore Veca è ovviamente colui che ha veicolato il pensiero filosofico politico derivato dall'impostazione di John Rawls nel nostro paese, rielaborandolo con originalissime interpretazioni e confrontandosi sui terreni affascinanti ma anche insidiosi e sfidanti del realismo, della giustizia globale, della sostenibilità, su appunto gli ambiti essenzialmente della teoria normativa e descrittiva della politica. La lista dei suoi incarichi, delle sue, dei ruoli che ha ricoperto e che ancora appunto ricopre nel panorama scientifico culturale italiano è molto lunga, così come quella delle sue opere, delle sue pubblicazioni che iniziano alla fine degli anni 60 e arrivano a questo bel alle prove di autoritratto pubblicate lo scorso anno, che appunto sono un'originalissima autobiografia e non è un'autobiografia, ma appunto i lavori di Salvatore Veca sono sempre sfide profonde. Ricordo soltanto alcuni titoli per darvi un po' il sapore del suo perimetro intellettuale. La società giusta del 1982, Etica e politica 1989, L'idea di giustizia da Platone a Rawls con Sebastiano Maffettone del 97, Dell'incertezza, tre meditazioni filosofiche sempre del 97,
E poi ancora della lealtà civile, 1998. Dizionario minimo, le parole della filosofia per una convivenza democratica, 2009. Un'idea di laicità, 2013. Il senso della possibilità, sei lezioni, 2018. Libertà, 2019. Ecco, io mi fermo qui per non rubargli ulteriore tempo. Il titolo della sua lezione è Virtù e fragilità delle democrazie. Grazie ancora, Salvatore, per essere qui con noi oggi pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i partecipanti. Grazie, grazie di cuore, Arianna. Io sono molto onorato e l'ho dimostrato, credo, accettando e riaccettando anche nella versione dello spacchettamento di partecipare a questo affascinante convegno, questo convegno biennale della Cisco, naturalmente con un incauto entusiasmo, nel senso che la prospettiva in cui presenterò alcune tesi, perché presenterò alcune tesi che tengono conto soprattutto della impostazione data al convegno della Cisco, a dire che il problema sarà quello del rapporto temporalmente contemporaneo e spazialmente a macchia di leopardo, qua e là per il pianeta, tra il rapporto tra democrazie e democrazie liberali. E presenterò, entro questo ambito, uno o due tesi centrali che spero possano esservi utili. Mi scuso, la mia prospettiva è teorica e non storiografica, perché non posso, è un problema di mestiere, insomma, non ho la capacità, e chi ha acute e sofisticate competenze mi potrà aiutare. Il mio ideale sarebbe che diciamo si identificassero alcuni punti che suggeriscono direzioni di ricerca oggi. Cominciamo dicendo che un'immagine appropriata per delineare in una prospettiva teorica la fisionomia di un regime democratico, una forma di vita democratica, è quella, io credo, di un mosaico fatto di tante tessere. E osserviamo che ogni distinta tessera deve la sua struttura a una contingenza storica, e non ho bisogno di dirlo a voi, e ha le sue radici in un contesto determinato e situato. E spesso può darsi il caso che una tessera sia stata delineata per ragioni e con scopi dagli attori di quell'altro presente che è il passato, con scopi differenti da quelli che le attribuiamo oggi quando osserviamo il mosaico. In genere, quando pensiamo a una forma di vita democratica, a un regime democratico, a una democrazia più o meno decente, pensiamo a un regime politico che ospita differenti istituzioni, norme di livello costituzionale, di livello ordinario, procedure elettorali per la scelta di chi ha diritto temporaneo a governare, provvedimenti e scelte collettive, interpretazioni politiche alternative dell'interesse pubblico, ben inteso, di lungo termine. E consideriamo tutti questi elementi come elementi fondamentali di un regime di democrazia costituzionale, pluralistica e rappresentativa. In questo senso intendo simpliciter democrazia liberale, che grazie a regole, norme, convenzioni e procedure si distingue da regimi autocratici o autoritari di differente tipo o natura. Le democrazie illiberali o non liberali rientrano in questo secondo campo, nella mia prospettiva. E la mia tesi, la mia prima tesi, è che questo quadro elementare sia certamente fedele, ma sia al tempo stesso fondamentalmente incompleto.
Sono convinto, primo, che uno dei tratti distintivi cruciali di una democrazia politica sia l'ampiezza, la densità e la ricchezza del suo spazio pubblico. Questa è una delle nozioni centrali che userò, in cui si esercita la libertà democratica par excellence, quella di condividere con altre cittadine e cittadini modi di valutare, di proporre soluzioni di problemi collettivi tra loro alternative e confliggenti. Due, che alla libertà democratica e allo spazio pubblico si debba guardare con molta attenzione se siamo interessati non solo a descrivere un tratto saliente della democrazia politica come complesso artefatto politico, ma anche e soprattutto a individuare le radici del suo valore per noi. Uso il termine valore nel senso elementare. Parlo di valore quando parlo di qualcosa che per noi conta. Più precisamente, parlo di valore quando parlo di qualcosa che conta per noi e in qualche senso dovrebbe contare per chiunque. Gli altri possiamo chiamarli gusti. Lo diceva un grande teorico della scelta democratica, Kenneth Arrow, partiamo dai gusti, gli spaghetti a vongole o qualcosa del genere, per me, e shiftiamo, universalizzando, verso valori, cioè gusti che assumiamo chiunque dovrebbe condividere. Questo, come è noto, crea già enormi problemi, ma li lasciamo ai filosofi una volta tanto. Li occupiamo un po'. E questa lezione io l'ho pensata e ripensata mentre venivamo spacchettati come un tentativo di rispondere alla domanda elementare: ma perché la democrazia come fatto politico istituzionale per noi vale ed è preferibile ad altri assetti e regimi politici e istituzionali, quando lo è? Più precisamente, perché la democrazia liberale per noi vale? E qui il problema è democrazia, democrazie. Per mettere a fuoco la connessione fra libertà democratica e spazio pubblico, possiamo cominciare considerando alcuni tratti distintivi che caratterizzano le teorie della democrazia o le idee di democrazia come regime politico, nei loro sviluppi, a partire in questo caso da più temporalmente dal secolo scorso. Penso per esempio a un bel saggio come quello di Gianfranco Pasquino su partiti, istituzioni e democrazie, uscito credo due anni e mezzo fa, e a me sembra che lo scopo principale del fare teoria della democrazia per lunga parte del Novecento, in modo distinto sino agli anni, fine anni 80, anni 90, si è consistito nella ricerca e nell'individuazione degli elementi essenziali che consentono di distinguere fra un regime politico democratico e un regime politico non democratico. Su questo sfondo il problema centrale è un problema per qualsiasi teoria della democrazia di criteri per la demarcazione. Tu dici democrazie popolari, io dico che no. Tu dici democrazia liberale e l'altro dice che no. E allora è un problema di demarcare, no? Di trovare i criteri distintivi. Pensate ai diversi modelli di democrazia liberale, se vogliamo rifarci al secolo scorso, tra la metà, entre deux guerres, e poi soprattutto nel secondo dopoguerra, dove ci sono le varie ondate delle democrazie, come si deve dire. Pensate al modello rappresentativo di Hans Kelsen e alle ragioni a favore della democrazia rappresentativa di Kelsen, al modello competitivo di Joseph Alois Schumpeter, in genere un po' confusamente identificato con la democrazia economica della democrazia, della teoria economica della democrazia, ma quella la lascerei alla seconda metà del secolo a Anthony Downs e agli sviluppi della scelta razionale, diciamo. Pensate al modello poliarchico
tanto caro a un grande collega di Pavia, Mario Stoppino, amico, grande collega, Robert Dahl, o pensate a modelli procedurali, come si usa dire, come quelli di autori come Norberto Bobbio, piuttosto che come Vanni Sartori, come Giovanni Sartori. E sono tutti modelli che mirano a rendere conto di un criterio di demarcazione tra forme di governo democratico e forme di governo autocratico totalitario. È così che la questione ottocentesca dell'opposizione fra democrazia e dispotismo alla Tocqueville viene riformulata dai teorici della democrazia in una essenziale varietà di modi, che divergono quanto agli aspetti ritenuti rilevanti o al peso da assegnare a differenti tessere del mosaico democratico, ma convergono nel condividere lo scopo essenziale del criterio o dei criteri di demarcazione. Ora, sia che l'accento venga posto sul ruolo cruciale della rappresentanza pluralistica, sia che si sposti sulla competizione fra promesse di politiche miranti all'acquisizione di consenso, sia che investa il ruolo decisivo delle regole e delle procedure, sia che tocchi la dispersione pluralistica delle risorse di potere sociale, di potere religioso, di potere economico, di potere culturale, come volete voi. In ogni caso, un tratto distintivo del regime democratico è costituito dalla persistenza del disaccordo e dalla mutua compatibilità di interpretazioni alternative dell'interesse pubblico o dell'interesse di lungo termine della comunità politica. È opportuno sottolineare, io credo, il carattere persistente e strutturale, e non già congiunturale e contingente, delle visioni alternative e divergenti dell'interesse collettivo, perché personalmente sono convinto che questo tratto distintivo della forma di vita democratica abbia almeno due implicazioni importanti. Prima, la natura della libertà democratica per eccellenza. Seconda, l'altra tessera del mosaico, o un'altra tessera del mosaico, lo spazio pubblico, come spazio sociale e non istituzionale, in cui di nuovo ci troviamo, ci aspettiamo di trovarci, di fronte all'insorgenza e alla persistenza di alternative più o meno marcate e nettamente distinguibili. Primo, la natura della libertà democratica. Per gettare luce sulla natura della libertà democratica può essere utile una breve digressione per mostrare come si possa essere indotti nella teoria democratica a introdurre i temi della identità collettiva e della varietà di cerchie di riconoscimento che definirò. Cominciamo allora mettendo in luce un fatto che a prima vista può sembrare singolare, cui ho fatto riferimento nel mio saggio, cui si è cortesemente riferita, generosamente riferita a Arianna, libertà. Il linguaggio della teoria democratica ha costantemente oscillato nel XX secolo tra i prestiti dal linguaggio dell'economia e prestiti dal linguaggio della religione. Per esempio, come accennavo prima, la teoria economica della democrazia ha incentrato la sua prospettiva sulla dimensione della scelta razionale del produttore di offerte politiche e del consumatore razionale di politiche. E se ci dovessimo chiedere quale interpretazione della libertà democratica sia favorita in questa prospettiva, sarebbe facile rispondere che essa è costituita dalla tesi sulla sovranità del consumatore, su come consumatore individuale di politiche, sulla sua libertà di scelta fra le offerte alternative, che almeno in linea patente gli imprenditori politici presentano al demos in competizione fra loro, almeno in parte nel senso della teoria competitiva. Qui potremmo fare, mi ricordo, queste cose sono molto debitrici, queste tesi sono molto debitrici nei confronti di un grande studioso sociale, un grande amico, Alessandro Pizzorno. E ricordo con Alessandro Pizzorno i diversi giochi che facevamo
nel caso di scelta democratica fra politiche alternative intesa come scelte illusorie, assumendo che tutti gli imprenditori politici rivolgano al demos prospettive patentemente distinte e latentemente convergenti. È il tema dell'indistinzione programmatica, per riferirci a fasi delle democrazie pluralistiche mature nella seconda metà del secolo scorso. Tralascio riferimenti a oggi, diciamo. Ora, la forza di questo approccio rational choice consiste nella pretesa di far lavorare congiuntamente le grammatiche della descrizione e della prescrizione. E a ciò serve la nozione di razionalità, che è al centro di questo approccio. Tuttavia, come hanno mostrato persuasivamente i critici di questo approccio, il resoconto in termini di interessi e scelta razionale non funziona. Esso è esposto a una così vasta gamma di anomalie, di fatti non spiegati, di paradossi della razionalità, che una sua difesa può al massimo farsi scudo con il riconoscimento della sua grave incompletezza. Cioè, la mia idea è che la teoria della scelta razionale, applicata alla realtà dei regimi politici democratici, oscilli fra il destino di spiegare praticamente tutto e quello di spiegare troppo poco in condizioni e circostanze eccezionali. Per questo la mia congettura suggerisce di prendere l'altra strada, ricorderete, la strada dei prestiti dall'economia e dei prestiti dalla religione. E ricorriamo allora ai prestiti dal linguaggio della religione. Quest'ultimo naturalmente ci parla di identità e non già di interessi. Cioè può parlarci di interessi, ma previamente ci parla di identità sotto cui definire gli interessi. Così facendo, esso ci induce almeno a prendere sul serio appunto una cosa importante. La priorità della definizione dell'identità di qualcuno sulla definizione degli interessi o valori di qualcuno. Nessuno di noi, se ci pensate, ha interessi o valori e soprattutto può definirli nel vuoto pneumatico. E nessuno di noi potrebbe neppure valutare i propri interessi indipendentemente dal giudizio degli altri, o di altri o di altre, entro una qualche cerchia di socialità, adottando con lieve infedeltà la terminologia del grande sociologo classico Georg Simmel, chiamiamo questa cerchia una cerchia di riconoscimento, una Anerkennungskreis nella terminologia di Simmel. Possiamo dire allora che la logica dell'identità presuppone che le persone realizzino il progetto di sé condividendo con altre persone il bene della cerchia di riconoscimento che le identifica collettivamente. Che le identifica collettivamente è come una definizione delle appartenenze, sostanzialmente. Pensiamo al caso in cui il bene della cerchia identificante, nei termini del linguaggio religioso, sia quello della salvezza o del nome di Dio. Diremo allora che l'identità del credente nella salvezza è prioritaria rispetto alla definizione delle sue condotte e dei suoi interessi. E si consideri in proposito l'esperienza paradigmatica della conversione o della metanoia, Saulo di Tarso, che sulla via di Damasco rinasce a nuova identità come Paolo. La logica dell'identità, prosegue la mia congettura, ci induce a considerare la natura distintiva della libertà democratica come coincidente con la libertà per le persone di identificarsi o reidentificarsi collettivamente in cerchie di riconoscimento distinte e alternative fra loro nel tempo. Se guardiamo la storia alle nostre spalle, una storia non lunga, una storia relativamente recente, riconosciamo che per un lungo tratto alle origini dei sistemi pluralistici di rappresentanza delle democrazie, la logica della devozione politica presupponeva la libertà per i cittadini e le cittadine di identificarsi collettivamente in cerchie di valore politico fra loro alternative
e confliggenti. Che cos'è una cerchia di valore politico? Non è altro che una comunità che assegna una certa interpretazione agli interessi collettivi di lungo termine della società. Quindi, al termine della breve digressione, possiamo concludere così. La libertà democratica per eccellenza è la libertà delle persone di costituire e ricostituire cerchie di mutuo riconoscimento. Attenzione, che può essere religioso, politico, sociale, culturale, etico, etnico, selezionando fra un insieme di identità sociali possibili, vecchie, ascritte o nuove, elette, scelte a un tempo dato. Questo è un punto su cui dovremo tornare. Per evitare di tediarvi, anche pur spacchettati, passiamo allora alla seconda idea, l'idea di spazio pubblico. Sperando che sia chiara la prima, di libertà democratica come libertà di identificazione e identificazione collettiva. Ora è propriamente la pluralità delle identificazioni, delle cerchie di riconoscimento di valore politico, che è alla base della natura della libertà democratica a generare quell'ingrediente essenziale della forma di vita democratica che è il suo spazio pubblico. Lo spazio pubblico è l'erede della cerchia dell'opinione pubblica, della Öffentlichkeit, per pensare a Habermas. Non è la cerchia dell'opinione pubblica liberale, è lo spazio pubblico democratico. Nella discussione poi potremo chiarire questi punti. Lo spazio pubblico è il luogo in cui idee, credenze, quali che siano, convinzioni, devozioni, differenti, a volte inconciliabili, si confrontano fra loro mirando a ottenere adesione e consenso da parte di altre e di altri. È il luogo paradigmatico del parteggiare, del convertire, dell'associare, della mobilitazione. È il luogo dell'esercizio della libera arte di associarsi di Alexis de Tocqueville. Interessante, ricordate, Tocqueville dice: se allora ciascuno ha un diritto e può sostenerlo, può farlo interpretare o può affidarlo ad altri, allo stesso modo, se persone che hanno un interesse comune lo identificano come un loro diritto legittimo e se hanno la libertà di prendersi per mano con altri e sostenere, eccetera, eccetera. La libera arte di associarsi presuppone il fatto del pluralismo del disaccordo, che infatti ho definito all'inizio come caratteristica essenziale per un regime e un processo politico democratico. Allora, la libertà liberale dell'avere determinate credenze protette si converte nella libertà democratica quando introduciamo l'interesse alla conversione di altri, alla collaborazione o alla revisione o alla critica delle credenze di altre persone. Nella prospettiva di una teoria democratica dovremo naturalmente introdurre anche una clausola relativa alla simmetria e ai costi di accesso allo spazio pubblico, ma per ora vorrei lasciare questa clausola pur decisiva sullo sfondo. Come accennavo, Alessandro Pizzorno ha avanzato intorno agli anni 2008-2010, l'ha pubblicato nel 2010 in un annale della Fondazione Feltrinelli sulla democrazia di fronte allo Stato, una illuminante proposta di indagine sulle trasformazioni dei regimi democratici e ha suggerito di guardare allo spazio pubblico come, cito, al luogo dell'operare di uno Stato alternativo. Nel senso che lo spazio pubblico in un regime democratico include funzioni alternative a quello dello Stato e delle istituzioni. Ciò che si manifesta nello spazio pubblico sono le potenzialità alternative della società. Lo spazio pubblico è spazio sociale, non istituzionale. In esso viene in luce ciò che in una società si rivela come ancora irriducibile
o difficilmente riducibile all'ordine costituito. Allora, lo spazio pubblico diventa qualcosa come il laboratorio della non conformità a norme date e della varietà delle identità sociali. Gli attori o le attrici che comunicano, muovono l'azione in questo spazio pubblico possono riferirsi alle realtà più varie. La terra e il suo destino ecologico, gli oppressi qua e là per il mondo, le lingue minacciate di sparizione, l'economia di condivisione, la biodiversità o le risorse naturali in via di estinzione, l'economia circolare, scelte di vita minoritarie e alternative, preferenze sessuali di minoranza, modi del comunicare e del costruire comunità virtuali, oggi particolarmente rilevante, conversione di altri a un diverso modo di intendere il senso della vita, a un diverso modo religioso, etico, culturale, sogni e speranze di frazioni di popolazione esclusa che conosce vite di scarto, pretese che mirano a essere riconosciute diritti e diritti già riconosciuti di cui si denuncia lo scippo, comunità immaginarie di una qualche utopia di vita buona o di fioritura umana. Lo spazio pubblico, potremmo dire, è il cantiere sempre in corso della diversità, delle alternative, degli esperimenti di vita, delle differenti mobilitazioni collettive. Ora, è chiaro che questa idea di spazio pubblico, ve ne sono altre, la mia è un'idea fortemente contrassegnata dal riferimento alla società e non alle istituzioni pubbliche e alla politica, è o può essere in allineamento o in disallineamento con le istituzioni, col sistema delle istituzioni politiche. Pensiamo ovviamente al sistema della rappresentanza, visto che stiamo parlando di democrazia rappresentativa. E la tensione possibile fra aree dello spazio pubblico e funzionamento del sistema politico di rappresentanza e di deliberazione, le tensioni fra queste possono indurre crisi. Molto spesso noi parliamo, negli ultimi anni, Enzo Fimiani, lo ringrazio della generosa presentazione anche nei miei confronti, ci parlava appunto di crisi, dilemmi, intoppi delle democrazie liberali. Sono pienamente d'accordo. Io le interpreto in questa prospettiva alla luce di questa particolare tensione, sappiamo ve ne sono altre. Tuttavia resisto all'idea di definire qualsiasi intoppo di una democrazia liberale come crisi della democrazia liberale e preferisco parlare di crisi nella democrazia piuttosto che di crisi della democrazia, fatto salvo i casi in cui vengono revocate lealtà agli invarianti, ai fondamentali di una democrazia liberale. E per dirla molto, come dire, in breve, semplicemente, gli invarianti di una democrazia liberale sono ravvisabili nei costituzionali essenziali. Stiamo parlando di democrazia costituzionale. Non lo sono sempre state, non sempre lo sono, ma non sono allora democrazie liberali. Non sappiamo come saranno. A giudicare dal numero delle democrazie non liberali e delle democrazie liberali sotto assedio oggi, si ha l'impressione che le democrazie non liberali godano di una certa capacità di riproduzione evolutiva e che noi in questa fase viviamo una fase di relativo assedio alle democrazie liberali. Esplicito. Su questo magari si potrà tornare nella discussione. Anche per le democrazie, ai tempi della loro fragilità, questa è la ragione della mia scelta del tema della fragilità, che fa riferimento al lato delle crisi, degli intoppi, dei dilemmi. Vale il detto di Amleto, caro a molti, "The time is out of joint."
sembra, come dicevo, quasi che le democrazie liberali siano sotto assedio sulla scena globale, quella scena globale che è di casa nella Cisco, in questo convegno, a opera di regimi politici autocratici. Il segno dei tempi sgangherati, the time out of joint, di Amleto, consiste nel fatto che alcuni regimi autocratici si presentano come democrazie e si presentano esplicitamente come democrazie illiberali. Il vizio e la fragilità delle democrazie liberali dipendono, secondo i critici, proprio dal fatto che sono liberali. Espressioni come Stato di diritto, diritti individuali, potere limitato, non sono previste nel lessico della democrazia illiberale. Ed è la loro assenza nei regimi illiberali che conferisce a questi ultimi forza ed efficacia sull'arena globale. L'esperienza Covid ci ha mostrato le politiche di confinamento alternative nelle democrazie liberali e nelle democrazie non liberali. Le democrazie non liberali hanno sostenuto la loro maggiore efficienza sociale. Su questo si è mostrato sul medio termine, sul lungo termine, che la tesi era falsa. Ma di questo disputando messi. Per rispondere alle critiche e contrastare questa visione che io ritengo fallace della democrazia liberale, gioverà tornare a quel mosaico da cui siamo partiti, le cui tessere, ringrazio di nuovo Arianna, descrittive e normative, sono venute contingentemente intrecciandosi nella storia. Io ho lavorato molto a lungo, forse troppo, nell'ambito della teoria normativa della democrazia, in particolare della teoria della giustizia sociale, a partire dall'opera di Rawls, 71, eccetera. Tendo oggi a ritenere assolutamente rilevante la dimensione normativa, ma la vedo più connessa e più radicata. È uno dei problemi di sempre, entro un resoconto realistico e in questo caso quindi nient'altro che storico delle tessere anche normative della democrazia. Non abbiamo abbiamo un manifesto del Partito Comunista, ma non abbiamo un manifesto della democrazia. La democrazia è quanto siamo riusciti nel bene o nel male, cammin facendo per prove e errori, a combinare con un bricolage delle risorse istituzionali, culturali, etiche, religiose, ideologiche, economiche, eccetera. Cammin facendo. È il caso che ha generato la necessità. Non avevamo un modello, o avevamo differenti modelli. Questa è l'esplicitazione dell'idea che le tessere del mosaico sono differenti e non è detto che siano state inserite nel mosaico per gli scopi per cui oggi noi le vediamo funzionare nel mosaico. Dal punto di vista storico, non c'è bisogno che ve lo dica io, è importante tenere presente qualcosa che spesso sfugge agli studiosi e alle studiose, soprattutto agli studiosi e alle studiose non storiche. Cioè il fatto elementare della priorità dello Stato, dalle nostre parti, sulla democrazia. Cioè, non si dà il caso di democrazie che siano divenute Stati. Si danno piuttosto Stati territoriali di differente natura che in una varietà di circostanze sono divenuti democratici. In aree del mondo, nell'area europeo-atlantica e poi di qua e di là e via dicendo. La trasformazione di uno Stato in Stato democratico è accompagnata, come sappiamo, in genere da un collasso delle credenze nella sua legittimità predemocratica e o da eventi catastrofici per l'ordine della società predemocratica, quali guerre e rivoluzioni.
Questo è naturalmente ovvio, ma questo ci consente di dire che da un punto di vista analitico, cioè da un punto di vista meramente teorico, la democrazia politica nasce come forma di controllo di una società che presuppone lo Stato, una qualche forma di Stato, in cui alcune risorse sociali fondamentali, esemplificate dalla proprietà di capitali, dalla ricchezza, diciamo, dal lavoro, o dalla libertà di identificazione religiosa, sono ormai sfuggite, o tendono a sfuggire, o si misurano con il potere centrale amministrativo militare. La democrazia che si istituisce in una società deve regolare e dare ordine duraturo a poteri sociali altrimenti autonomi e capaci di esercitare forza dirompente e innescare conflitti laceranti. E allora, per superare l'impasse generata dalla perdita di controllo del potere politico sui poteri sociali, perché questa è la costruzione della democrazia, è perdita di controllo su poteri sociali e ripristino di controllo democratico su poteri sociali, che si genera in questo contesto una nuova attività sociale. Essa consiste nell'adempiere al compito di politicizzare, non solo, ma in buona parte via rappresentanza, le distinte forme di gruppo, di aggruppamento, di associazione, mi viene da dire di assembramento, ma di assembramento stabile nella durata, diciamo, dotate di identificazioni collettive distinte che si danno, insorgono, confliggono, si trasformano nella società, e consentire in tal modo lo stabilizzarsi di una sorta di solidarietà procedurale grazie a cui emergono riconoscimenti mutui, compromessi, negoziati, che almeno riducano la minaccia e l'incertezza rispetto a annunci di conflitti e antagonismi alternativamente dirompenti. Questa è un'idea che è molto presente, per ragioni ovvie, per esempio nella teoria di Hans Kelsen. Se pensate allo sfondo entro cui Kelsen elabora la sua teoria della democrazia, questo è chiaro. Ma a questo punto viene da, diciamo, quindi la nostra prima conclusione è: a questo punto, vista in questa strana luce, il conflitto democratico è regolato, è un conflitto regolato, in virtù di norme o procedure. Non è detto che ci sia conformità piena, possiamo parlare di quasi conformità, ma fa molta differenza il fatto che si dia conflitto in assenza di norme e si dia conflitto in presenza di norme che possono essere osservate con una compliance full, piena e adeguata, o con una compliance, con un'adesione non completa. Però a questo punto uno mi potrebbe chiedere: ma se l'artefatto politico democratico non è altro che un nuovo meccanismo di controllo sociale che si sostituisce a una dissipato controllo, collassato controllo sociale, perché accettarlo e difenderlo se non come un espediente? Faute de mieux. Come potremmo dare una qualche coerenza al nesso fra l'espediente, l'artefatto politico-democratico, e quello che chiama il discorso democratico? Per esempio, se volete familiarmente, la narrazione dell'eguale dignità delle persone, dell'uguale rispetto dovuto a chiunque, l'elogio dell'uguaglianza, della political equality. Perché dopo tutto, come dicevo, in questa lezione io sono forse come un Don Chisciotte alla ricerca del valore della democrazia, perché la democrazia vale. Possiamo certo riconoscere l'utilità dell'espediente democratico, asserire
che in un senso almeno vale, ma si tratterà di un valore strumentale, che ci consente di perseguire altri valori, la stabilità, l'ordine sociale, il coordinamento, l'efficienza, la sicurezza. Quando ci chiediamo perché la democrazia per noi vale, noi in realtà siamo alla ricerca di un qualche valore intrinseco. Intrinseco vuol dire qualcosa che vale a se stesso, diciamo, in se stesso. Un valore che faccia politicamente la differenza nelle nostre vite, così come nelle vite di chiunque altro, quella in giro per il mondo. Qui vuol dire debba fare o possa fare. Un valore che la democrazia esemplifica per noi e ci rende accessibile, a differenza dei regimi illiberali e autocratici, o meglio, delle democrazie illiberali. Quindi democrazia, democrazia, qui vuol dire democrazia liberale, democrazie illiberali. Ora, ho accennato prima al fatto che almeno in buona parte determinate trasformazioni del sistema della rappresentanza politica hanno caratterizzato la struttura delle relazioni di relazione sociale dello Stato territoriale moderno sino all'insorgenza dei regimi democratici, costituzionali e pluralistici a varie fasi, a partire dalle rivoluzioni settecentesche, diciamo, dalle due almeno. Come abbiamo detto, la democrazia come regime politico viene dopo lo Stato. Uno potrebbe obiettarmi che il caso atlantico, cioè il caso delle ex colonie britanniche, non presenta lo Stato, ma in realtà lì il riferimento è allo Stato, perché il riferimento è alla corona. Cioè la tassa sul tè è qualcosa che riguarda il rapporto tra i coloni e la sovranità istituita, territorialmente definita. D'accordo? Quindi è comunque, cioè comunque si dà il caso di precedenza temporale dello Stato sulla democrazia. Nel processo di politicizzazione che abbiamo definito, a cui ho fatto cenno, di alcune strutture della società, la rappresentanza accettuale, perché certo la rappresentanza non è scoperta dai moderni, solo gli imbecilli pensano questo, o in ogni caso la rappresentanza per ordini sociali perde il suo carattere ascrittivo, come si usa dire, e finisce per assumere un carattere elettivo in una differente varietà di modi e circostanze. Così accade, come è noto, per la rappresentanza politica, in cui il rappresentante opera senza vincolo, come si dice, di mandato imperativo, questo almeno dice la dottrina, ma la stessa fisionomia assume in certo senso, se ci pensate, in Europa la rappresentanza sociale. Cioè, è singolare perché si pensa sempre, è anche naturale pensare alla differenza tra la rappresentanza politica e la rappresentanza sociale in termini di maggiore o minore coerenza con un mandato imperativo. Ma in realtà, se ci pensiamo, con una differenza tra l'Inghilterra in questo caso, tra l'isola e il continente, il rapporto tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica è molto più affine, specie nella fase dell'insorgenza, nella fase dell'incipit, diciamo. Perché entrambe le forme di rappresentanza, politica e sociale, sono l'esito di distinti processi di associazione di cittadinanza, caratterizzati da bisogni, interessi, ideali e valori differenti e spesso in conflitto fra loro. Gli effetti, ancora una volta, della libera arte di associarsi, di Tocqueville. Un modo semplice ma efficace per rendere conto della differenza fra i tipi della rappresentanza accettuale premoderna e di quelli della rappresentanza politica moderna, è quello che introduce in proposito la distinzione fra interessi di breve e interessi di lungo andare. Una distinzione cruciale che è coerente con alcune tessere del nostro mosaico democratico.
Chiediamoci, se il rappresentante è libero di interpretare gli interessi particolari di chi lo ha eletto, qua o là, alla luce degli interessi generali della nazione, che ne è del principio di maggioranza che assicura appunto gli interessi generali? L'unico modo di dar senso a questa incongruenza è di considerare che, per dir così, la luce che illumina l'interpretazione del rappresentante è quella che proviene dalla considerazione del lungo termine, del lungo andare. Cioè, quando si riuniscono i rappresentanti che cosa rappresentano? Rappresentano l'interesse collettivo e convergente sul lungo termine della comunità politica. Divergente sul breve, ma convergente sul lungo. Quindi gli interessi di coloro che sono rappresentati localmente vengono reinterpretati globalmente, nel modello astratto, diciamo, proprio alla luce della connessione fra breve e lungo termine. Il darsi o il potersi realizzare di un interesse generale o comune, quell'interesse convergente che è solo di lungo andare, viene in tal modo definito per il futuro, appunto, grazie alla funzione del rappresentare politicamente. Rappresentare politicamente implica un rapporto con il tempo molto particolare, perché la funzione non riguarda il presente, dove l'antagonismo, il conflitto degli interessi e dei poteri sociali restano iscritti, segnano la pratica rappresentativa. Del resto sono proprio le costituzioni delle democrazie rappresentative, ecco che arriviamo appunto, a qualificare il principio di maggioranza, se ci pensate, in virtù di una collettività duratura nel tempo e perciò più ampia e legittima della collettività vivente e presente in un certo momento sul territorio statuale. Il rapporto tra i costituenti, i padri fondatori o le madri fondatrici e il tempo e il lungo andare è cruciale. Perché tu, qui, se posso fare omaggio a un autore su cui ho lavorato tanto, John Rawls, perché è vero che le costituzioni si scrivono negoziando, ma si scrivono sotto un qualche velo di ignoranza sugli interessi. Se non fosse che il definire le costituzioni dei vincoli di lungo andare per le politiche di breve, evidentemente deve elidere l'informazione specifica e particolare sugli interessi che è solo di breve. Non so se è chiaro, a questo punto lo posso riprendere, secondo me poi Arianna mi correggerà, diciamo. Ma questo è un punto molto importante. Se posso dare una Arianna, tu dimmi quando poi devo proprio chiudere. No, credo tu abbia il modo di condensare verso però una conclusione verso, per okay. Lasciare spazio al dibattito. Certo. D'accordo, grazie molto. Devo dare una comunicazione, come dire, personale, come si dice. In una discussione, alla fine di una discussione con John Rawls, gli chiesi: ma come cavolo ti è venuta in mente questa idea della original position, che è la situazione in cui la gente deve, le parti devono deliberare sotto velo di ignoranza, cioè gli riduci l'informazione. Io ho detto, e a te non è mai venuto in mente cosa fanno i costituenti? I costituenti lavorano sotto velo di ignoranza. Alternativamente c'è solo negoziato, ma solo negoziato non basta, non sufficiente. Quindi il mix di negoziato e di argomentazione che è strutturale del discorso istituente democrazia costituzione deriva proprio dal fatto del rapporto tra informazione e blocco sull'informazione, perché pensi al tempo lungo. Quindi quando diciamo che abbiamo scoperto i diritti delle generazioni future, in realtà stiamo dicendo una cosa ovvia: le costituzioni sono fatte per la generazione presente, ma per la generazione futura, evidentemente. Tanto è vero che l'onerosità della loro revisione è sempre altissima in tutti i sistemi. Ok.
chiusa la parentesi e procediamo in quel senso così rasserenante che diceva Arianna, dando l'idea della conclusione. Non vi fidate mai di un oratore che dice mi avvio alla conclusione. Mai. Questo è il vecchio professore che lo può dire. Naturalmente il tempo, a proposito del tempo, il tempo sul breve della decisione democratica è come rallentato sullo sfondo della tensione fra l'innovazione sociale, il mutamento sociale, il mutamento dello spazio pubblico, le domande dello spazio pubblico e i vincoli e le procedure della deliberazione democratica. Ci sono certamente importanti fattori che inchiodano le scelte pubbliche a una specie di persistente ritardo nei confronti dell'urgenza dei problemi che mirano in varietà di modi a risolvere. Ma sembra che la democrazia come esercizio di potere politico sia sistematicamente in contropiede, per usare una regola che io trovo la regola cruciale del gioco del football. Rispetto alla varietà di questioni che è chiamata a risolvere, in modi in ogni caso coerenti con i vincoli costituzionali alla scelta collettiva. Il mutamento sociale è imputabile a fattori economici o scientifici, tecnologici, religiosi, epidemiologici, pandemici, culturali, che generano trasformazioni, innovazioni e metamorfosi. Queste ultime, alterando il paesaggio abituale delle società, innescano conflitti, contraddizioni, dando luogo a incertezza significativa. Così il tempo accelerato dei cambiamenti sociali e dell'innovazione dai molti volti confligge con il tempo rallentato della politica democratica e del diritto, che è il suo linguaggio nella deliberazione. La legittimazione stessa della rappresentanza fondata sul nesso, come dicevamo, fra interessi di breve e di lungo, si indebolisce e si erode in una costellazione in cui l'ombra del futuro sul presente si contrae drasticamente e, come diceva Paul Valéry, il futuro non è più quello di una volta. L'hanno scritto anche sui muri delle città i writers. D'altra parte, lo sappiamo, Amleto ci dice che the time is out of joint. E così accade che l'orgogliosa costruzione della rappresentanza politica moderna si riduca a volte, ecco una delle crisi e degli intoppi fimiani di cui parlavi, a una semplice façon de parler. Il carattere autoriferito della logica della rappresentanza apparirà come tale a una cittadinanza che risponderà o con l'autoinganno, cioè la persistenza della credenza, la non uscita, direbbe Hirschman, o prevalentemente con lo scetticismo, il cinismo, l'apatia di fronte alla mutata funzione del ceto rappresentativo in una democrazia pluralistica. D'altra parte, crisi e trasformazioni della rappresentanza vanno insieme all'indebolimento, quando non al collasso, in ogni caso alla trasformazione radicale, di un protagonista del processo democratico di politicizzazione della società, il partito politico moderno, strutturato e durevole, in cui del resto si iscrive la rappresentanza moderna. È impressionante la distanza fra la scena primitiva delle democrazie rappresentative e pluralistiche in stato nascente, che si strutturano propriamente come democrazie dei partiti, sappiamo, Bernard Manin, le forme del sistema rappresentativo, spesso in tensione con le istituzioni e gli apparati predemocratici degli stati. Pensate al rapporto tra rappresentanza politica e strutture e funzioni amministrative o funzioni di polizia. E il teatro un politico un contemporaneo in cui la democrazia del pubblico, per usare l'espressione di Bernard Manin, prevede la presenza sulla scena di leader e di personale politico di sostegno ai leader al seguito dall'identità sfrangiata e mutevole.
o a volte senza identità. E si consideri che la politica contemporanea è prevalentemente caratterizzata dal disporre da parte delle élite, dei decisori, di un potere destinato a soccombere a poteri sociali senza frontiere, quali quelli economici e finanziari, culturali e religiosi, scientifici e tecnologici. L'autorità politica perde le proprie risorse quando non ha più risorse per reggere la sfida dei poteri sociali. Noi viviamo con autorità decrescente e poteri crescenti. All'epoca della primazia verticale dell'autorità politica sui poteri sociali, era quella a cui accennavamo prima, della perdita di controllo e della ripresa di controllo, sembra succedere un'epoca in cui si profilano orizzontalmente negoziati, scambi, accordi, collusioni, compromessi, corruzioni, patenti o latenti fra attori politici e attori sociali, mentre lo stesso monopolio della violenza legittima su un territorio che ha contraddistinto l'autorità politica moderna come sovranità sembra in questi contesti perdere la sua rilevanza strategica. Se non all'interno di comunità politiche deboli e poco rilevanti nell'arena internazionale. Così, sullo sfondo dei processi di globalizzazione, con i loro lati luminosi e oscuri, la fragilità della democrazia liberale va insieme all'indebolimento dell'autorità politica rispetto ai poteri sociali. E tutto ciò ha luogo in un pianeta guasto che è e sarà condiviso, finché sarà condiviso da qualcuno, da animali, umani e non, da viventi, malati. Ho da tempo sostenuto che le sfide planetarie sono quelle indicate nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approvata a settembre 2015, e che solo risposte cooperative e politiche lungimiranti nell'arena internazionale possono promettere, se è ancora non troppo tardi, come direbbe Greta, un qualche esito non sconfortante. Ma non è sulla natura e l'importanza enorme degli obiettivi di sviluppo sostenibile che possono soffermare. Tradirei la promessa a tutti voi e in particolare a Arianna per antica amicizia. Perché dobbiamo riprendere la nostra strada alla conclusione del tunnel, diciamo, alla ricerca del valore della democrazia liberale, ai tempi della sua fragilità. Dobbiamo trovare gli ingredienti per un elogio dell'espediente dell'artefatto politico-democratico. E l'elogio avrà il carattere dell'apologia nei confronti delle credenze, delle lusinghe, di tiranni, di variabile stazza e capacità di minaccia. Anche il presidente Draghi sarebbe d'accordo. Gioverà allora tornare, nella conclusione, alle nostre mosse iniziali, dedicate all'esame della natura della libertà democratica e alla sua essenziale connessione con l'idea di spazio pubblico. Abbiamo visto in che cosa consista la natura della libertà democratica, abbiamo visto in che cosa consista, nella mia proposta, la natura dello spazio pubblico. Ora, osserviamo che potrebbe darsi il caso, come avevo accennato, che le cose possano avere un qualche successo, ma questo caso è inversamente proporzionale all'allineamento fra la struttura dello spazio sociale e quella del sistema politico. Nelle circostanze del disallineamento, un deficit entro la democrazia, ecco la crisi nella democrazia, può così aprire la strada a una prospettiva democratica alternativa. Il regime politico-democratico sembra allora fondarsi, questa è la mia proposta, su un principio di contestabilità endogeno, cioè interno al suo funzionamento e al suo operare. Come non c'è istituzione democratica che possa sfuggire in linea di principio all'onere del rendere conto, dell'accountability, così il principio di contestabilità è costantemente disponibile come risorsa per la critica sociale, come critica coerentistica, anche se radicale.
La critica sociale mira in questo caso a uno stato di cose alternativo a quello dato e vigente, che tuttavia preservi alcuni tratti fondamentali e costitutivi del regime democratico. Lo stesso carattere temporaneo dell'esercizio di autorità democratica, per esempio il signor Trump non era molto d'accordo con questo aspetto nel momento della transizione, ha una relazione stretta con il principio di contestabilità e l'onere del rendere conto. Il processo elettorale regolare come processo di scelta sociale è il promemoria ciclico del transito di fiducia dalla cerchia di cittadinanza alla cerchia della rappresentanza politica. Possiamo dire allora che la critica sociale esplora e saggia alternative entro la gamma del possibile democratico. Ora, il principio di contestabilità è certamente un promemoria del valore della democrazia, è qualcosa che non è disponibile entro sistemi autocratici o illiberali. Devo ricordare la tragedia di Giulio Regeni o l'attuale tragedia di Navalny o l'attuale tragedia di Patrick Zaki o l'attuale tragedia di leader del dissenso bielorusso. Devo ricordare queste cose, non credo. Ora, non solo questa risorsa della critica sociale, del principio di contestabilità, non è disponibile nei sistemi illiberali, ma il ricorso tetro e persistente alle risorse di violenza o al repertorio della repressione da parte di governi liberali lo mostra con durezza e crudeltà. Alla fine di una qualsiasi primavera. Tuttavia, il principio di contestabilità è necessario per la nostra ricerca del valore della democrazia liberale, ma non è sufficiente nella formulazione semplice che ho sinora adottato. Dobbiamo qualificarlo. Vediamo come e poi chiudo. Il principio di contestabilità è associato strettamente all'incompletezza della democrazia che contraddistingue o può contraddistinguere la gamma delle sue politiche entro lo spazio del possibile democratico. Come sappiamo, in una democrazia liberale questo spazio ha confini ed essi coincidono con i vincoli costituzionali. Entro questo spazio l'incompletezza caratterizza l'insieme delle politiche possibili che sono sottodeterminate rispetto alla struttura del regime politico. Come dire che la riformabilità delle politiche entro i vincoli costituzionali è una risorsa ampiamente disponibile per rispondere all'esito contingente dell'esercizio del principio di contestabilità. Se consideriamo inoltre i casi di successo rari di una qualche riforma costituzionale o di un qualche emendamento, meno rari, possiamo renderci conto della portata del principio di contestabilità connesso all'incompletezza, all'insaturazione del sistema democratico. Abbiamo così definito e qualificato il principio di contestabilità come principio interno all'operare e al funzionamento di un regime democratico. Lo sfondo appropriato è quello dell'allineamento e del disallineamento dello spazio pubblico come spazio sociale con lo spazio istituzionale. Il cantiere della diversità mostra così i suoi possibili effetti sull'insieme delle politiche democratiche. Effetti di revisione e mutamento, effetti di corroborazione e consolidamento. In ogni caso, effetti dell'esercizio della libertà democratica par excellence. A questo punto, il resoconto del valore della democrazia per noi acquisisce la sua fisionomia determinata. Perché dovremo riconoscere che c'è un valore che solo la democrazia liberale permette di realizzare, quello della libertà di identificazioni collettive. E sembra che l'imbarazzo nei confronti dell'espediente democratico di cui parlavo dovrebbe ridursi fortemente, perché è quella libertà nata come valore strumentale in circostanze storiche contingenti, che è diventata per noi un valore in sé. Cioè noi abbiamo avvalorato dei fatti, è accaduto che abbiamo avvalorato dei fatti
Questo è una, questo è molto discutibile, ma mi rendo conto, ma mi eccita questo tipo di prospettiva. Per questo il mosaico della democrazia è fatto di tessere descrittive e normative. Ai tempi delle democrazie liberali sotto assedio, è bene riconoscere che se il valore della democrazia è divenuto tale per noi, quando determinati fatti e circostanze sono state convertite in valori, esso non è certo monopolio di un qualche noi occidentale. E qui siamo allo spazio, non al tempo. Il valore della democrazia è tale per noi, della democrazia liberale, è tale per noi e può esserlo in distinte circostanze contingenti per altri e altre. Può esserlo per chiunque. Ovunque io le accada con altre e altri di avere una vita in comune da vivere. Questo non ce lo dicono certo i tiranni che sosterranno la tesi inversa. Questo ce lo dicono e lo gridano nelle piazze in giro per il mondo le loro vittime. Questo è il discorso delle vittime. Le vittime di regimi oppressivi e autocratici gridano la loro voglia di democrazia, di giustizia, di diritti, anche se non dispongono spesso di una teoria della democrazia, della giustizia e dei diritti, o meglio, anche se non dispongono della nostra teoria del valore politico, che non vuol dire che non dispongano di una teoria del valore politico. Sappiamo bene quale sporco mestiere sia quello di esportare la democrazia con le armi. Ma questo non implica in alcun modo la rinuncia, io credo, a un impegno universalistico nei confronti di un valore quale quello delle nostre imperfette democrazie liberali. Trovo blandamente ipocrita la nostra revoca di fiducia nei confronti della portata di ciò che per noi politicamente vale. Un atteggiamento del genere è quello del resto che ha a che vedere con i diritti umani. E qui, ancora una volta, suggerisco di ascoltare con cura le voci delle vittime e mettere a fuoco con attenzione le circostanze in cui prende forma la domanda di diritti in giro per il mondo. In fondo, basta tornare a casa, quindi concludere per vostra tranquillità. Dopo un giro nei dintorni più o meno remoti, spazio, dell'ingiustizia, dell'umiliazione e della sofferenza socialmente evitabile. Basta dare uno sguardo allo stato delle cose nel contesto dei nostri regimi democratici e mettere a fuoco i loro deficit, misurando così la distanza fra il discorso democratico e il funzionamento medio ordinario del nostro artefatto o espediente per la convivenza. So bene quanto la consapevolezza elementare del valore delle nostre forme di vita democratica ai tempi della loro fragilità potrebbe generare solo, uno, un'esperienza di delusione e di stacco. Ma se osservi in conclusione che la consapevolezza elementare del valore della democrazia potrebbe anche, due, renderci più esigenti nei confronti di noi, degli altri e della nostra città. E di questi tempi il secondo sarebbe un esito almeno promettente. Perché tre, cittadine e cittadini esigenti si dedicherebbero con fermezza e coerenza a esercizi di manutenzione, avvalendosi del repertorio di obiettivi che fanno intrinsecamente parte del discorso normativo sulla democrazia. Il principio di contestabilità qualificato rende conto in tal modo del perché la democrazia vale mostrando il proprio carattere endogenamente generativo. Perché gli attori che nello spazio pubblico ammirano a parteggiare per politiche alternative, cui convertire un seguito crescente e durevole, dilatano lo spazio del possibile democratico, grazie all'esercizio collettivo dell'immaginazione politica e civile. Delineando nello spazio pubblico la grammatica del mutamento o le grammatiche del mutamento dovute all'esercizio della libertà democratica, gli attori del cambiamento preservano nella variazione dei contesti, dei bisogni, delle aspettative, delle misure, dei provvedimenti, l'invarianza nel tempo delle transizioni di un tema persistente, soggiacente al mosaico della libertà democratica, il sogno di una democrazia accessibile a tutte e a tutti. Così il circolo troppo lungo
e completato e le mie osservazioni sulla fragilità e sul valore delle democrazie liberali possono concludersi con un grazie veramente enorme per la vostra straordinaria, spero, pazienza. Grazie. Grazie infinite, Salvatore. Grazie troppo lungo. Ci hai portato al nocciolo, credo, dell'immutabilità di questo artefatto, cioè a ciò che al di là dello spazio e del tempo connota, caratterizza questa costruzione post-statuale, ci hai confermato fortemente, che mi ha ricordato mentre parlavi un ragionamento su basi quasi di ambiente darwiniano, cioè adattamenti, congiunture, anarchie potenziali e necessità di sopravvivere e di gestire la pluralità in fondo nello spazio pubblico e di gestire il dissenso, perché poi di questo alla fine questa parola è venuta fuori ed ha in un certo senso condensato la coesistenza delle alternative e delle contestazioni, delle endogene del sistema stesso. Allora io mi fermo perché lascio spazio a chi fra il pubblico vuole proporti delle sollecitazioni, chiedere chiarimenti, non so, quindi sia direi alzando la mano che io stessa e anche Marco, Maria Terrano, grazie, cerchiamo di controllare tra i partecipanti o se preferite chattando. Quindi è aperta la discussione, grazie ancora per questa carrellata di grandissima intensità. Prego. Aggiungo anche il mio proprio apprezzamento per la tua sensibilità sulla temporalità, cioè questo discorso del breve, del lungo che si contraggono e la costituzionalità che ha bisogno di un orizzonte lungo e l'ignoranza degli interessi. Interessantissimo. Raffaella Baritno ha chiesto la parola e quindi prego Raffaella. Grazie, innanzitutto grazie al professor Zarek per questa relazione estremamente esauriente ed estremamente stimolante. Avrei due domande. Una ha a che vedere proprio con il rapporto Stato-democrazia, perché mi sembra che in realtà io sono un americanista, quindi probabilmente la prospettiva... Certo. Mia è una prospettiva che in un qualche modo introduce un elemento di interrogazione rispetto a modelli che sono stati costruiti avendo l'esperienza dell'Europa continentale come esperienza principale, perché appunto nel caso statunitense questo rapporto fra Stato e democrazia è un rapporto molto più dialettico di quanto non sia stato nel contesto europeo. Allora la mia domanda è in che modo un discorso sulla democrazia deve indurre anche a rivedere un certo modo di concepire e di interpretare il processo di state building. La seconda questione naturalmente ha a che vedere con un dibattito teorico, un dibattito filosofico, un dibattito politico estremamente significativo e che ha a che vedere con il tema dell'universalismo, perché naturalmente questa è la grande questione che ha attraversato tutta la discussione contemporanea, soprattutto dentro a un confronto, scontro fra liberalismo, multiculturalismo, le diverse teorie del multiculturalismo. Naturalmente questo ha assunto poi un'ulteriore declinazione con le istanze dei movimenti, a partire dal movimento femminista e soprattutto poi di nuovo faccio riferimento al contesto statunitense e le questioni poste dai movimenti afroamericani. Allora il problema però dell'universalismo è un problema della democrazia, cioè la fragilità delle democrazie contemporanee, anche dato dal fatto che questo universalismo in realtà ha dimostrato
non dico di non saper funzionare, ma in un qualche modo il modo in cui è stato concepito l'universalismo ha dato in realtà adito a processi di esclusione o di inclusione imperfetta particolarmente rilevante. Il punto è allora a partire da quello che storicamente è stata l'esperienza delle fratture interne al modo in cui è stato concepito lo spazio democratico, noi possiamo riprendere il concetto dell'universalismo e renderlo di nuovo un concetto cardine del discorso democratico, perché io credo che questo sia il grande nodo teorico contemporaneo. Grazie. Grazie a lei. Posso rispondere subito? Preferirei certo, rispondere prego. Subito perché sennò prego, poi... Prego. Grazie di cuore. Avevo il primo punto, Stato democrazia, la qualificazione di americanista che lei ha chiarito, era il modo di presentare se stessa, ma era anche un modo di sottolineare un punto che io stesso avevo fatto cenno quando ho parlato del problema delle due rivoluzioni, e quella atlantica e quella era quella delle colonie, delle ex colonie, cioè di quelle sarebbero diventate ex colonie, ma erano le colonie. D'altra parte c'è una battuta che a me ha sempre fatto molto, due battute che mi sono venute in mente, che sono una, era di un filosofo piuttosto importante, un collega bravo, che si chiamava John Locke, che sosteneva all'inizio tutto il mondo era come l'America. È molto interessante perché noi parliamo del no state, ma in realtà si poteva parlare anche del no market. E perché? Perché, per esempio, il problema di Locke era il problema che in America lui non trovava la rendita, perché trovava la elasticità dell'offerta sulla domanda, diciamo, no? Tutta la teoria della proprietà viene fuori di là. L'altra cosa interessante è un'osservazione di un politologo che io considero bravissimo, con cui non ho condiviso alcune tesi, ma considero una grande figura, che è Huntington. Non condivido Clash of Civilizations, ma Huntington ha scritto negli anni 60 un libro straordinario che si chiama Political Order and Social Change, in cui lui dice: noi pensiamo sempre agli Stati Uniti come alla più giovane democrazia diciamo Occidente, ma in realtà è la più antica. Tanto è vero che la struttura della Corte Suprema e la struttura della Camera Stellata, perché erano i Tudor, era addirittura il modello Tudor che veniva esportato dai padri pellegrini. E quindi in realtà il bricolage americano è impressionante e profondamente diverso rispetto alle procedure di centralizzazione che erano i presupposti della Costituzione degli Stati Territoriali europei. Questo, tuttavia, dal punto di vista contemporaneo, se noi consideriamo quello che lei sa meglio di me, cioè l'enorme trasformazione della struttura imperiale della presidenza, che è stata a lungo studiata, eccetera, eccetera, l'enorme trasformazione, oggi ci porta ad una dimensione diversa fra Stato e società, per intenderci. Tuttavia, di nuovo la tensione fra spazio pubblico attraversato, peraltro, adesso arriviamo al secondo punto, attraversato dalla pluralità, dal pluralismo o dalla multi qualcosa, è assolutamente affine a quella. Molto spesso i tempi sono fatti così, sono stratificati, cioè troviamo oggi che abbiamo affinità laddove vi era differenza. E quindi c'è una certa, ci sono, diciamo, come diceva Pitagora nell'ultimo libro del Metamorfosi di Ovidio, omnia mutantur, et nos mutamus in illis. Mutamur. Secondo punto, il problema dell'universo. Io sono profondamente universalista. Sono assolutamente uno
che prende sul serio le differenze. Ho seguito tutto il discorso femminile nel suo, di quello che io chiamo il suo terzo stadio, perché noi abbiamo avuto uno stadio in cui del movimento di emancipazione femminile, come lei sa meglio di me, è uno stadio in cui la domanda era una domanda di inclusione, ed era una domanda di inclusione sulla base della cancellazione delle differenze. Se prende Subjection of Women di John Stuart Mill, questo è il modello, equality, not difference. Se questa è la prima fase, poi abbiamo una seconda fase, poi abbiamo la terza fase straordinaria, è quella che parte con le controculture degli anni 60, in realtà. Di nuovo molto rilevante quella americana, e porta al e induce al discorso e ai discorsi intorno non all'eguaglianza ma alla differenza. Questo è stato durante tutti gli anni Ottanta. Durante gli anni Ottanta questo ha posto il problema degli americani con trattino, per cui il problema del nigger, il problema dell'afro trattino americano, dell'ispano trattino americano, e via dicendo. Il multiculturalismo non come fatto, ma come modello, non è funzionato. L'abbiamo visto anche nel Regno Unito. Così come non è funzionata la via assimilativa di tipo centralistico francese, intorno ai nostri due giochi di Stato e società, da cui siamo partiti. Non sono funzionati. Se prendiamo il razzismo persistente americano, Biden l'ha detto l'altro giorno, il suprematismo bianco è il cancro della politica americana, della vita sociale americana. Allora, è evidente che noi abbiamo alle spalle degli errori. L'errore assimilazionista, centralistico, l'errore repubblicano, e l'errore multiculturalista. Potremmo imparare dagli errori. Io credo che un modo per imparare dagli errori sia quello di pensare, di ridefinire in altro modo l'universalismo alla luce della crisi sia del modello multiculturale sia del modello assimilazionista, centralista. Questo, se noi, per questo ho fatto riferimento alla fine ai discorsi non dei carnefici, né dei tiranni, né dei signori, ma ai discorsi delle vittime. Perché quando noi, qui c'era una bellissima osservazione di Michael Waltz, tra il significato thick e il significato thin, dei political words, delle parole politiche. Lei vede sistematicamente, poi sui social, sulle cose, eccetera, siamo pieni di immagini in cui uno dice justice, freedom, rights, e lo vede in Myanmar, lo vede in Bielorussia, lo vede a Mosca, lo vede a Tiananmen, adesso non lo vede a Tiananmen, non lo vede neanche a Hong Kong adesso, un tempo si vedeva. Però quello cos'è? Cioè, quando uno pensa alla prima fase dell'avvio della presidenza Mandela, uno ha di fronte un mondo impressionante in cui tu puoi dire che siccome il modello Mandela aveva il modello africano della democrazia africana, come c'è all'inizio di quella bellissima sua autobiografia, e allora non, era un'altra cultura, quindi non poteva comprendere i modi di trattare, in cui il potere politico dovesse trattare altri esseri, ma non è affatto vero. Io ho studiato la cosa che è soprattutto presente in area parte sudafricana, parte centroafricana, che è l'Umbutu, che è l'idea del vincolo o del legame che è la fraternità africana. E sulla base dell'Umbutu uno ha elaborato una prospettiva
che ha finito per meticciarsi con parte del nostro vocabolario di democrazia e che ha dato luogo a un esperimento di nuovo pieno di guai, di pasticce, eccetera, ma che comunque ha avuto un cambiamento enorme e sarà un grande problema per il convegno Cisco di quest'anno, quale che sia l'anno, perché il problema, per esempio, delle condizioni non di insorgenza della democrazia, ma delle condizioni di stabilità nella durata. Che questo, io non ho trattato questo problema perché questo mi sono riferito a democrazia matura. Certo. Ma il problema è qual è il set di condizioni? Questo è il problema che buona parte degli economisti non mainstream sta affrontando come il problema della dipendenza da contesto, della path dependency. Allora, perché il Sudafrica ha avuto questo ciclo? Perché la Tunisia, perché l'Algeria, perché dopo le primavere, perché l'Egitto, questa massa di criminali che faranno crepare Zaki in carcere, chiaramente, perché questo tra un po', continuando in 45 giorni, insomma, se facciamo stare. Però capite, il problema non ho trattato il problema della stabilità, che è un enorme problema e che è legato, non a caso, proprio alla seconda domanda che lei ha posto. E cioè, se vuole, glielo dico nella formulazione che ne ha dato John Rawls, non in una tesi della giustizia, ma in political liberalism, cioè esattamente nella tesi del liberalismo politico. Quando lui dice, come è possibile che persone divise da concezioni del bene, dottrine comprehensive, differenti, radicalmente alternative, eccetera, possano condividere i costituzionali essenziali. Come è possibile? E lì c'è la rielaborazione dell'idea di tolleranza come nuova versione della tolleranza, dell'epistola della tolleranza, di Locke o dei nostri amici o di Voltaire, del Traité de la Tolérance, eccetera. Quindi credo che, io la ringrazio moltissimo, perché tema, oddio, forse non tutti saranno felici perché ha scatenato in me la mia incontinenza verbale, per cui mia nipote cammina, mi chiama, no, non ti gasare, non fare il parolaio. Però questo problema dell'universalismo è veramente cruciale, attraversa addirittura anche il problema delle condizioni della stabilità, perché dipenderà dalle culture. Quanto pesano queste cose? Come pesano? Come possiamo fare bricolage di questo? Per fare bricolage di questo non possiamo ritenere che ciascuna cultura sia alla Herder, che era un vecchio filosofo tedesco, dopo Kant, eccetera, filosofia della storia, eccetera, Herder, che aveva questa idea che ogni lingua, ogni cultura fosse come una lingua e che ogni lingua esprimesse lo spirito, il Volksgeist, diciamo, come avrebbe detto il professor Hegel, e cioè in qualche modo come se noi fossimo in universi separati, cioè sono le due vie, la via dogmatico-assolutistica fondamentalista, che è quella per cui le culture devono avere le porte ben chiuse. Oppure abbiamo l'altra soluzione, che è quella prevalente in Occidente, che è la via relativistica. Se tu accetti il pluralismo radicale, che non è il pluralismo urbano del mio amico Rawls, allora sei relativista. E quindi, essendo relativista, tutto va bene, signora la Marchesa. Questo è falso. Io credo sia sbagliato. Scusi, sono risposto troppo lungo. Io spero che gli sia servito qualcosa. Grazie. C'è una seconda domanda da parte di Giovanni Mennillo, che prego quindi di formularla sinteticamente. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Intanto grazie per il seminario, per questa iniziativa e per la relazione. Cercherò di essere brevissimo. Io sono completamente d'accordo, sono un giovane, nel senso sono al primo anno di dottorato, quindi sto iniziando un percorso proprio sulla democrazia, sul plebiscitarismo, in particolare sui referendum, quindi uno studio che ho davanti. E una delle cose che mi ha
di cui mi sto convincendo sempre di più, è quella di questo valore antagonistico, chiamiamolo così, ma antagonistico regolato e positivo delle democrazie come un valore di per sé da ricercare, come appunto un aspetto che fa la democrazia, crea la democrazia. Ora però mi viene in mente, voglio fare una sorta di analisi, vorrei una sua opinione. Foa nel 95 disse, parlando della Costituente, il problema era come regolare il conflitto. Lussu, se non sbaglio, nella seconda commissione, cercando di spiegare perché voleva un regime parlamentare, diceva che appunto proprio un regime parlamentare non presidenziale, diceva che proprio questa malleabilità tra organi costituzionali permetteva l'equilibrio, il compromesso come valore etico, proprio così come Kelsen lo definisce, quindi quella che chiamava la transizione tra i partiti. Però negli ultimi decenni, posso dire fine anni 80, ma mi riferisco al contesto italiano che conosco di più, negli anni 90, io sono nato nel 1990 e da 30 anni mi sento dire che serve un esecutivo forte, che serve un governo che sappia governare, che servono queste prove muscolari di maggioritarismo, così mi verrebbe da definirle. Quindi mi chiedo, sto un po' semplificando, sperando di non lasciare per strada niente, non è che stiamo anche, per qualche motivo, e le chiedo probabilmente il perché sta succedendo, diciamo delegittimando quello che è poi il valore che diamo alla democrazia a livello istituzionale. Cioè non è questo irrigidimento dei sistemi parlamentari, l'attacco ai partiti. Io sono nato nel 90, nel 91 e nel 93 sappiamo che tutti gli esponenti politici definivano come modernità andare oltre il parlamentarismo, o meglio a quel parlamentarismo, che era quel parlamentarismo basato sui partiti, quello che potremmo dire appunto da Kelsen a Weber, era comunque una forma di rappresentanza che organizzava e che quindi poteva dare ordine al sistema sociale. Ecco, facendola breve, spero appunto di non essere banale, perché sto cercando di andare veloce, non è che a livello istituzionale forse anche studiosi, perché questa è la posizione di tanti, questa etica del maggioritarismo, questo esecutivismo, abbia però peggiorato la cultura democratica da parte anche del popolo. Il populismo di fatto che cos'è? È merecrazia, cioè è governo di una parte. Quindi non dare la cultura del compromesso, ma glorificare la cultura dello scontro, della forza, descrivendola come modernità, forse è una discussione che tra gli studiosi e poi si spera tra i politici dovrebbe iniziare a essere fatta. È una domanda la mia, perché anche su questo discorso io sento molti storici, molti studiosi, molti politici dare questo come un assunto, come un logos di cui non si può discutere. Però a me sembra una contraddizione di fondo tra quello che diamo come valore della democrazia e quello che poi è la sua procedura istituzionale. Giovanni, grazie di cuore. Buon lavoro per il dottorato. Lei è molto più breve di me, quindi bravo, insomma, la ringrazio. Però ha posto moltissimi problemi. Diciamo, il problema credo di capire qual è il filo che lega la sua presentazione, però vi sono alcune cose profondamente diverse. Cioè, alcune profondamente, alcune diverse. Banalmente diverse. Perché? Perché è chiaro che il tipo di argomenti che sono stati portati da una parte consistente dei costituenti, gli argomenti del compromesso, gli argomenti della proceduralizzazione, sono assolutamente condivisibili, sono tipici delle fasi del pluralismo in stato nascente. Kelsen è veramente l'esempio papale,
ma sono anche quelli che hanno generato, data la grande, la dolorosa, la dura esperienza, la dura e ambigua esperienza del fascismo nei suoi diversi stadi, anche stati vent'anni, ma vent'anni che hanno variato al loro interno, è stata all'origine della cosiddetta criticata, eccetera, debolezza degli esecutivi. Allora, dobbiamo ritenere che una politica, una cultura politica del compromesso, della mediazione, eccetera, debba essere spazzata via per avere esecutivi non forti, esecutivi che eseguano. Perché la maggior parte dei nostri esecutivi, diciamo, se noi andiamo a vedere lo stato dell'arte, era quel finale che dicevo, quando torniamo in giro dalle nostre parti, siamo di fronte a una democrazia, come dire, che è largamente imperfetta. Allora, lei pensi che quando i costituenti pensavano al Parlamento, pensavano al Parlamento come il legislativo, che è una, ecco un'altra tessera che viene dal passato. La legislazione non è la stessa roba nel 1915, nel 1920, nel 1950, nel 2021. Non è la stessa roba. E in questo devo dire che un pensatore grande, grandissimo, un gigante del secolo scorso, che io non condivido, che è Hayek, in Law, Legislation and Liberty, ha detto chiaramente queste cose. Pensi che il carattere della legislazione era il carattere del legislatore, il famoso, quando diciamo lo spirito del legislatore, abbiamo in mente una formula che dipende dalla versione liberale, non dalla versione democratica, perché il legislatore, diciamo, è in qualche modo quello che ordina in modo generale, astratto, universale nell'applicazione, norme per, per il funzionamento basico sociale. Se lei pensa a chi fa le leggi e a come le fa in Italia, adesso parliamo dell'Italia, il carattere generale astratto, universale nell'applicazione, generale nella formulazione della legge è patetico, perché se non è soltanto quando fa l'assalto alla dirigenza che lei vede i nomi e i cognomi dei destinatari dei provvedimenti, ma l'articolazione e l'estensione dell'arena della scelta collettiva, degli argomenti che possono entrare nella scelta collettiva, è talmente specializzata, è talmente, diciamo, sottoposta ad un raffinamento, ad una iper-settorializzazione, che l'idea di della legge generale, della voce del giudice, la bouche de la loi, è patetica, perché il legislatore intanto non è quasi mai il Parlamento, le leggi di iniziativa parlamentare sono quasi zero. Il legislatore è semplicemente l'esecutivo, il quale a sua volta è debole, però. C'è qualcosa che non funziona oggi nel sistema italiano, e io sono tra i sostenitori della possibilità ragionevole di riforma costituzionale. Per esempio, mi devono spiegare veramente, al netto di tutta la vicenda, diciamo nel 2016, mi devono spiegare veramente a cosa ci serve il bicameralismo paritario. Io questo veramente non l'ho capito. E perché? E perché poi tutti quelli che hanno votato contro il referendum a proposito del bicameralismo paritario sono quelli che oggi lamentano il fatto della lentezza del rimpallo tra Camera e Senato, a volte semplicemente per passaggio di un tempo erano i pezzi di carta o le fotocopie, adesso è una roba digitale, ma tutto lì, insomma. Cioè, quello che voglio dire è che bisognerebbe avere una cultura politica che prenda sul serio
le ragioni, i cambiamenti delle ragioni e i cambiamenti dei modi di funzionare, di esercitare il potere politico, di esercitare giustizia sia penale, civile, amministrativa, di esercitare varie funzioni pubbliche. Ma questo collide con un punto che lei ha citato, uno dei tanti che ha citato, e cioè l'impoverimento crescente di una cultura politica, nel senso non della cultura del centro studi, ma, o della cultura accademica, ma della cultura di cittadinanza. Guardate, la teoria della democrazia del Novecento è basata sull'idea del cittadino progressivamente informato, che era l'idea del cittadino che valuta e riflette, ha un giudizio politico riflessivo sul proprio, illuminando i propri interessi, i interessi degli altri. Questa, mi ricordo quel librettino di Bobbio, Il futuro della democrazia, 1984, era una delle promesse non mantenute dalla democrazia. E il distacco, il cambiamento radicale del rapporto tra cultura, elaborazione di cultura e linea di decisione di agenda politica è tipico a partire dalla metà degli anni 90 di cui lei parlava. Potremmo benissimo, guardate, io sono convinto che negli anni 90 il collasso del sistema dei partiti per via giudiziaria apre veramente il varco alla versione light del populismo. Chi è che faceva i contratti alla televisione col popolo? Cioè, noi ci siamo dimenticati queste cose, ma adesso non vorrei essere, diciamo, far pasticcio. Avremmo bisogno, e lei che e tutti i giovani che lavorano e hanno volontà di lavorare nella ricerca, nella libera ricerca, dovrebbero darsi una mano e darsi collettivamente una mano e darci una mano, perché noi abbiamo fallito, noi come generazione abbiamo fallito. Quindi sta a voi. Quando vedo Arianna, che conosco che era una bambina, diciamo, Arianna, beccatevi, fate qualcosa, ma rimediate alle colpe degli zii o dei papà. Ecco, voglio dire, è molto importante che si abbia anche l'orgoglio della ricerca e dell'autonomia della ricerca, che si è perso. Si è perso perché c'era una tendenza o alla finalizzazione pragmatica del cosiddetto sapere utile, come lo chiamo io, cioè problem solving. Si è perso il senso dell'autonomia della ricercatrice o del ricercatore in cose sociali e politiche, del tutto indipendente da partiti che sono ormai del flatus vocis, non sono più. Quindi è rimasto l'idea della deferenza verso il nulla, verso spettri. E non è una buona cosa, diciamo. Don Chisciotte almeno combatteva con i mulini a vento, qui invece con gli spettri si finisce sempre male. Grazie. Grazie anche per questo scambio, per queste ulteriori sollecitazioni. E, non vedo mani alzate, però chiedo se Enzo stesso, Gia o altri hanno da aggiungere qualcosa per avviarci a chiudere questo appuntamento di inizio dei nostri lavori. Ci sarebbero moltissime cose da dire, ma ecco, visto l'ora tarda, eccetera, forse eviterei, perché le suggestioni che ci ha trasmesso il professor Vega sono tali e tante che, insomma, adesso davvero dovremmo fare notte, davvero, per me con piacere, lo farei anche, però non credo che sia il caso di farlo, ecco, per cui lo volevo però ringraziare davvero, come dire, pubblicamente. Grazie davvero, bene, professore, grazie. Grazie, grazie molto, Fimieri, grazie a tutti, grazie a tutti, mi scuso molto per la lunghezza, scusate, ma era il senso proprio di, dopo tutti gli spacchettamenti, i tempi, gli invii, eccetera, io ho scritto, tant'è vero che adesso esce un mio libretto che si chiama Il disegno, il mosaico delle libertà, perché la democrazia vale. E questa è parte di questo libro che sono venuto scrivendo mentre aspettavo il convegno. Quindi ti abbiamo aiutato a... Perché io sono gratissimo. Nel tuo...
Però avete sofferto. No, ci hai dato un'anteprima. Ci ha fatto molto piacere. Grazie. Speriamo soprattutto, appunto, che in questo spacchettamento queste suggestioni, queste interpretazioni, queste proposte, soprattutto queste proposte, tornino, diciamo, ad echeggiare nel dibattito dei prossimi giorni. Molto che, sono convinta che saranno, come dire, sono veramente un viatico per la discussione che continuerà a svolgersi nelle prossime settimane. Quindi ancora grazie, veramente. Grazie a voi, grazie a voi, ovviamente di leggere questo libro. Grazie dell'invito, della pazienza e di questa idea del viatico. Anzi, se il professore avesse tempo e voglia di ascoltarci nelle prossime sessioni, noi siamo contenti. Sono quelle del lunedì. Perché? Dei lunedì alle 15? Sì, sì, lunedì alle, due lunedì alle 15 più il martedì 15. Il 7 sì. E il 14. Sì. E il 15. E se ce la faccio vi seguo, lei. Bene. Perché mi interessa molto, perché sarebbe bello. A me piacerebbe, io ho sempre imparato moltissimo dai non filosofi. Cioè, no, veramente, quando ero a Scienze Politiche a Pavia ero felice perché ho sempre lavorato tanto bene con gli storici, con gli economisti, con i demografi, è importante, è importantissimo per chi fa il mio mestiere, perché se no tu, lavorando sulla costruzione di matrici di pensibilità astratte e analitiche, finisci per perdere l'attrito col mondo. Ma l'attrito sulla la democrazia, i temi che io ho cercato di propormi, mi vengono dalla lunga frequentazione di scienziati sociali, di storici, eccetera. E quindi io spero proprio che possano essere utili, ciascuno fa il suo mestiere, ecco, l'autonomia della cosa. Però la possibilità di interagire è quella per cui ognuno esce arricchito. E questa è una delle cose più belle di cui dovremmo sostenere il valore, e sostenere il valore soprattutto oggi con la storia della Next Generation EU. Dobbiamo far sentire la nostra voce. Io veramente credo che sia il momento in cui la voce di chi fa ricerca, dalla ricerca genetico-nanotecnologica alla ricerca storica e filosofica noi dobbiamo far sentire la nostra voce, perché nello spazio pubblico, perché questo possiamo farlo, ci costa molto meno che in altri regimi, scusate, costa molto meno. Abbiamo la libertà di dissentire dai tavolini con le rotelle come soluzione del problema scolastico. Ma voglio dire, noi abbiamo il dovere di far sentire il nostro dovere civico, la libertà naturalmente, ognuno è libero di fare quello che gli pare, però il dovere civico io sento di far sentire la nostra voce nello spazio pubblico, la voce dello studio, la voce della ricerca, la voce dell'impegno, perché anche la retorica dei giovani invece si concretizza, si realizza in queste cose qua. Adesso non parlo più perché sennò faccio del male. E quindi... Un bacio a tutti. Grazie Salvatore, grazie per questo regalo che ci hai fatto, e grazie agli organizzatori. E l'appuntamento è per lunedì alle 15, usando lo stesso link che avete utilizzato oggi. Giusto. E quindi buon fine settimana anche di meditazione e di relax. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie a te. Ciao, caro. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Ciao Arianna, un bacio.